Allora, buongiorno a voi tutti. Video interessantissimo che praticamente mi ha, se non sapessi, mi avrebbe lasciato molto molto incuriosita. Roma cresce, cambia, si evolve e quest'anno presentiamo una nuova manifestazione che cambia e cresce anche nel nome. Passiamo da Luglio suona bene a Roma Summer Fest. Perché? Innanzitutto perché abbiamo oltre 2 mesi di eventi, 40 concerti, oltre 40 concerti ed eventi in un periodo che va dal 26 maggio al 1 di agosto e come avete avuto modo di vedere nel video ci saranno artisti internazionali, ci sono artisti romani, si passa dalla musica pop alla musica classica, alla musica jazz, una serie di generi sostanzialmente per tutti i gusti. Roma è davvero per tutti e in 2 mesi di eventi io credo che il calendario, l'ho letto, è ricchissimo, veramente molto molto interessante. Ancora una novità, sempre nell'ottica di Roma cambia, cresce, si evolve. Quest'anno la Cave accoglie la possibilità di avere un pubblico che va al concerto e si scatena, per cui ci sarà tutto uno spazio definito stand up per poter ballare ai concerti come molte persone fanno giustamente. Ci saranno 8 concerti da poter seguire in piedi. Questo comporta la possibilità di accogliere un pubblico nuovo, un pubblico diverso, un pubblico giovane che viene peraltro invogliato anche con prezzi scontati. Parliamo anche di un pacchetto I Love Auditorium, un pacchetto di iniziative scontate del 25% e quindi sostanzialmente un invito ulteriore a venire e a godere di una musica spettacolare a 360 gradi. Ancora io mi limito a dare qualche piccolissima pillola perché poi le persone che sono qui oggi e che ringrazio potranno approfondire tutti i vari temi e sono veramente importanti. Un'altra cosa interessante riguarda l'ID unica come a livello di social. Noi abbiamo at Roma Summer Fest che sarà praticamente la nostra chiave sia su Facebook che su Instagram che su Twitter e sarà un modo con il quale l'auditorium comunicherà le sue iniziative al pubblico e allo stesso tempo recepirà e ascolterà, quindi questo canale bidirezionale con il pubblico sarà un ulteriore modo per parlare con gli spettatori, con i cittadini, con i curiosi e per incuriosire probabilmente. Quindi io ringrazio tutti per aver lavorato e aver creato questa iniziativa così, così ricca, così densa e passo la parola perché sono davvero curiosa di ascoltare tutto. Grazie. Grazie.